Negli scorsi giorni è stato approvato dalla maggioranza in Consiglio Comunale il piano urbano della mobilità. Noi l'abbiamo definito un piano della mobilità insostenibile. Perché insostenibile? Ci troviamo qui al Viale delle Cascine. Questo è un grande campo di proprietà privata dove questa amministrazione vuole realizzare un grandissimo parcheggio da 35.000 metri quadrati. Dove sta la sostenibilità in questa proposta? All'interno del nuovo piano urbano della mobilità sono previsti oltre 70.000 metri quadrati di aree verdi, aree oggi che sono permeabili e di verde anche pubblico, da trasformare in parcheggi. Voi pensate che la lotta al cambiamento climatico si possa fare attraverso l'aumento del numero delle auto private e aumentando le cementificazioni? Noi pensiamo esattamente il contrario. Ecco la ricetta invece della destra, una ricetta che è fatta di auto e di parcheggi, di un piano della mobilità a uso e consumo dell'auto privata. Noi ci opporremo a qualsiasi cementificazione, ci opporremo alla creazione di questi oltre 70.000 metri quadrati di parcheggio a scapito delle aree verdi. Noi pensiamo che la lotta al cambiamento climatico e la transizione ecologica passa a tutt'altro, quindi ribadiamo, alla cementificazione, disincentiviamo l'uso dell'auto privata e impediremo che questa bellissima area, proprio alle porte della nostra città, venga trasformata in un vero e proprio scempio.